Buongiorno a tutti, cari italiani. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sì, buongiorno. In questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi da parte di famiglie italiane preoccupate per l'inizio della scuola. Io voglio dire a loro, fate bene. Fate bene perché siamo nella merda. Scusate l'espressione. Ma che modo è di... Fate bene ad essere preoccupate. Sì. Lo sarei anch'io se mio figlio non avesse degli insegnanti privati che vengono a casa mia ipercontrollati con strappoli quotidiani. Non tutti possono. Non si può dire così, però. Bisogna anche tenere un po' la calma. Ecco. Dal momento che ce li ho, quindi non sono preoccupato per mio figlio, ma per voi comuni mortali, lo siete, vi capisco. Fatemi quindi fare un appello di responsabilità a tutti gli studenti per l'inizio della scuola di domani. Amici studenti, ragazzi, domani pigiate, marinate la scuola, cavallatela, come si dice in diverse parti d'Italia. Avete capito? Quando i vostri genitori vi accompagneranno lì davanti, voi fate finta di entrare e voi via, al parco con gli amici, senza fare assembramenti. Bisogna capire, senza fare assembramenti. Fatelo, vi prego, è un gesto di responsabilità. È responsabilità, no? Non siamo pronti. La scuola non è pronta per accogliervi tutti. Potrebbe essere la scuola un ricettacolo di virus. Ma non dica così, però. Sarei poi costretto a fare così un nuovo lockdown. Sì. Che poi non sarebbe male, come sarebbe la mia popolarità con le dirette Facebook, la rete unificata, ma questo è un altro discorso. Certo. Speriamo di no. Siate responsabili, non andate a scuola domani per essere vivi dopo domani. No, questo no. Meglio vivi e ignoranti che colti e malati, diceva un famoso scrittore. Che non so chi. Vabbè. Devono andare comunque a scuola i ragazzi, presidente. Cioè, se un ragazzo si ammala, cosa succede però? Come viene gestita? È un cazzo di casino, succede questo. Per questo dico di non andare, ma per chi volesse andare, per i coraggiosi, per gli incoscienti che volessero andare, la ministra Azzolina ha preparato un preciso piano di PGPM, di critici, di test, di contenimento, di isolamento in caso di sospetto coronavirus. Se volete vi passo il ministro Azzolina, che sarà lieta di spiegarvelo. Ci passi Azzolina, che è lì di fianco a lei, evidentemente. Sì, prego. Pronto, buongiorno. Sì. Salvini è un cretino. No. Così per rompere il ghiaccio. Così lo dice. Ora dimostro il protocollo. Azzolina, che è molto semplice. Allora, se il ragazzo fa meno di tre starnuti, meno di tre, non è considerato coronavirus. Può considerare. Se fa più di tre starnuti, è coronavirus. Ufficiale. E verrà posto in isolamento con il bidello. Non serve neanche il tampone. Perché povero bidello, tra l'altro. Abbiamo definito bidello sacrificale. Cos'è un bidello sacrificale? Io voglio ringraziare tutti i bidelli sacrificali. Non ci sono queste figure. Non esiste. Si sacrificheranno per il bene della scuola. Ecco, ma che tattica è, però? In caso invece di 8 o più starnuti, allora ci sarà l'abbattimento dello studente. Non si può abbattere lo studente. Per evitare che il virus si diffonda nella scuola. E con questo voglio tranquillizzare tutte le famiglie. Stare tranquilli. Certo. Il virus non si diffonderà grazie all'abbattimento dello studente malato. Non abbattiamo gli studenti malati. Grazie ringrazio la ministra Azzolina per questa delucidazione. Che avrà tranquillizzato sicuramente le famiglie italiane. Fatemi aggiungere un'ultima cosa alle mamme che manderanno i figli a scuola incautamente. Se mandate i figli a scuola, avete casa libera, care le mie mamme o bimbe, vi verrò a trovare. Un bacio. Un bacio.